Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel chiostro del convento dei frati minori cappuccini. Anche questi luoghi, nei primi anni, vedevano la presenza di tanta gente che aspettava Padre Pio solo per guardarlo, per vederlo passare, per dirgli qualcosa, per affidargli un messaggio. E molte storie veramente sono particolari. E proprio su questo noi vogliamo porre la nostra attenzione sulla sua calma. Più volte abbiamo ripreso questo argomento. Ad esempio, c'è la testimonianza di un frate minore che oggi è venerabile, Monsignor Agostino Castrillo. Ne abbiamo parlato anche sulla rivista Voce di Padre Pio, che era ordinato da poco, è vescovo, quindi prima di andare a prendere possesso della diocesi andò da Padre Pio, ricevette la sua benedizione e dopo questo colloquio lui disse: la calma, la serenità di Padre Pio mi commuovono, fra tanto lavoro è sempre identico a se stesso, è un uomo, non si può negare, nel quale regna sovrano il Dio. Straordinarie parole di Monsignor Agostino Castrillo. E tra l'altro, proprio su questo aspetto, sappiamo che la gente dimostrava verso di lui questa venerazione, tra virgolette, sbagliata, o stima che a volte rasentava il fanatismo, erano dei motivi di grande sofferenza per Padre Pio, che era costretto necessariamente non solo a rifiutare queste manifestazioni, ma anche a stigmatizzarle, così tante volte era costretto, come sappiamo, ad alzare la voce. Infatti Padre Pellegrino scrive: a volte Padre Pio non mancava di fare anche dell'umorismo nel contrasto delle proprie convinzioni con quelle dei fedeli, ma guarda un po', diceva, fanatici, si ostinano a credere infallibile e impeccabile uno che non capisce proprio niente. Voglio vedere, diceva Padre Pellegrino, se sei capace a trovare una situazione più buffa di questa. Padre Pellegrino era quello che lo incalzava spesso con delle battute. Padre Onorato Marcucci, che puntualizzava, quando gli facevo notare questi atti di scontrosità, lui rispondeva: non credere che io mi sia arrabbiato interiormente, devo agire così, se no questi mi mangiano, diceva Padre Pio. E anche l'onorevole De Caro scrive: per natura Padre Pio aveva un modo di comportarsi gentile e affabile verso tutti, questo non toglie che in alcune circostanze apparisse burbero, duro, quando vedeva che si offendeva con il peccato Dio e la verità. Anna Benvenuto ci fa sorridere perché dice che una volta confessò a Padre Pio delle mancanze a causa dei bambini ai quali aveva dovuto fare dei richiami. Padre Pio suggerisce: fai come faccio io, grido ma non mi inquieto mai.